Lavoratori della funzione pubblica sabato a Roma. È un'invasione di tutti i lavoratori del pubblico impiego di Salerno. Sarà una marea verde, verde come i colori della CISL, verde come i colori della Speranza. Salerno dice basta a politiche di razionalizzazione e riorganizzazione che si basano sui tagli lineari. Non è più possibile che un territorio come quello di Salerno possa vedere una sanità ormai allo sbando per dequalificazione di assistenza per mancanza di organici, una sanità privata che non riesce ad integrarsi in una funzione di riordino della filiera e quindi vede chiudere strutture che da decenni, da ventenni operano su questo territorio a garanzia del diritto alla salute. Un riordino di quelle che sono i province, i comuni e regione che di fatti sta operando soltanto una riorganizzazione fittizia, ma che nei fatti sta smembrando quelli che sono i servizi alla persona sui territori. È totalmente impossibile che una riorganizzazione e razionalizzazione del settore, specialmente per le aree e per i ministeri, per le aree centralizzate, si basi solo su chiusure, come è il caso dell'Agenzia delle Entrate di Acropoli o è il caso del Museo Diocesano di Salerno, che non rispettano quello che è invece il diritto di un territorio a vedersi garantite, sia rispetto a quelli che sono i tributi, ma fondamentalmente rispetto a quella che è la cultura di questo territorio. Noi saliremo a Roma per dire basta ad un governo che si sta caratterizzando soltanto per proclami, ma che nei fatti sta distruggendo, smantellando lo Stato sociale, la libertà individuale delle persone, mettendo in discussione quelli che sono i diritti fondamentali della Costituzione. Sarà una marea verde, verde come i colori della CISL, verde come la speranza di questa organizzazione di poter finalmente cambiare questo Paese. Lavoratori pubblici sabato a Roma per protestare? Per protestare sicuramente contro il blocco contrattuale in primis, contro il blocco della contrattazione. Ma la cosa importante da mettere in evidenza questa volta in questa manifestazione è il fatto che tutte le federazioni del pubblico impiego scendono in piazza insieme per manifestare contro questi problemi che di fatti ci accomunano. Perché passando dalla scuola, passando dagli enti locali, passando dall'università che io rappresento e dal Conservatorio di Salerno, dall'alta formazione, i problemi sono legati soprattutto al blocco dei contratti, soprattutto a una cattiva istruzione che c'è per le scuole e una cattiva istruzione e ricerca che c'è per le università. I blocchi dei contratti ci hanno portati anche al blocco del turnover e in questa fase si sta iniziando, cioè inizia a essere pesante questo blocco che ormai va avanti da quasi 10 anni. All'università si è avuto solo lo sblocco delle progressioni per quanto riguarda i docenti. Infatti è notizia di non poco più di qualche giorno fa che hanno preso servizio dei ricercatori a tempo determinato e dei professori associati. Queste progressioni erano bloccate da ormai 5-6 anni e grazie a uno sforzo che è stato fatto si è data la possibilità anche ai loro lavoratori di avere un posto di lavoro fisso. Però noi per questo andremo a Roma e andremo a protestare perché questa situazione del turnover non è più sostenibile. Il blocco della contrattazione, come dicevo prima, non è più sostenibile, anche se realmente un blocco reale della contrattazione non c'è stata. Però per quanto mi riguarda, nel caso dell'università, noi la contrattazione la teniamo ferma per non subire ulteriori tagli, perché fare contrattazione oggi significa subire ulteriori tagli. La situazione del pubblico impiego a Roma. Un segnale forte al governo. Un segnale forte al governo e, come ho detto prima nella presentazione di questa manifestazione, un segnale forte alla società. La CISL non sciopera contro gli utenti, la CISL vuole far capire agli utenti che siamo dalla loro parte e con il nostro impegno quotidiano, quello che mettiamo nei posti di lavoro, ma anche per far sentire i diritti della povera gente, devo dire, perché chi ha forse dal punto di vista del censo la possibilità di curarsi oppure di fare le scuole private, questi problemi dell'assistenza, della scuola e dell'università non li sente. Invece chi non ha la possibilità si rivolge al pubblico impiego e questo pubblico impiego con i tagli lineari, con il blocco del turnover non riesce a dare le risposte che dovrebbe dare per un paese europeo. La CISL Medici e quindi la sanità è in prima linea. La CISL Medici sta soffrendo, oltre che il blocco del contratto, come tutte le altre categorie del pubblico impiego. Pensate che addirittura neanche a costo zero la controparte politica vuole accettare un
un dialogo con noi, abbiamo proposto, non ci sono soldi a disposizione, confrontiamoci su una parte normativa, tipo per esempio la responsabilità professionale, tanti medici messi sotto accusa ingiustamente, solo in Italia e la Spagna hanno questo sistema, andiamolo a modificare, neanche questo si vuole fare, forse è il caso che facciamo vedere che esistiamo anche noi e che l'approccio della politica sulla salute deve essere diverso.